Grazie Arianna. Allora sogniamo insieme e andiamo a costruirci quest'Italia, questo futuro che vogliamo, ci siamo. So che anche Benedetta vuole dire due parole, quindi lascio il palco a Benedetta Onori, una studentessa. Fatele un grande applauso. Buongiorno, intanto come state? Perfetto, allora io prima di dirvi perché sono qui oggi con voi e perché ho deciso di intraprendere questa strada insieme, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti prima. Ringrazio ovviamente tutti voi che ci state caricando di un entusiasmo pazzesco, alle persone fuori, ai volontari, ma anche allo staff, alla regia che in realtà sta rendendo possibile tutta questa grande storia che stiamo scrivendo insieme. Ma un caloroso insomma, applauso lo farei alla nostra compagna Jessica, che nonostante la febbre è qui con noi a darci una mano anche oggi. Allora, perché sono qui? Devo dire che ci ho riflettuto molto. Come molti di voi sanno, insomma, sono una segretaria dimissionaria del Partito Democratico, quindi ho intrapreso questa scelta perché in realtà non avevo altre alternative, perché io fin da subito sapevo da che parte stare. Ma ho deciso anche di farlo perché da giovane studentessa ho bisogno di un progetto nuovo e coraggioso in cui credere, perché sono convinta che è proprio con il coraggio che si scommette sul futuro, altrimenti che ci stiamo a fare. Ma ho deciso di farlo anche perché servono risposte a quei giovani nelle piazze, alle loro speranze, ai loro sogni, ma allo stesso tempo sicurezze e rassicurazioni ai loro padri, alle loro madri. Ho deciso di farlo perché abbiamo bisogno di una politica che non sia soltanto propaganda e parole, ma che porti risultati, fatti. Abbiamo bisogno di un partito che non venga più utilizzato come fine, ma come strumento, uno strumento per cambiare le cose. Noi tutti insieme possiamo farlo, ragazzi. Guardateci, siamo qui tantissimi e abbiamo scelto di intraprendere una strada nuova, una strada che si scrolli di dosso le strategie ormai passate. Non siamo correnti, non siamo lotte interne, siamo idee. Non deve interessarci da dove partiamo, ma dove arriveremo insieme. E io quindi voglio scommettere con voi. Sono stata cresciuta, cioè mia madre e mio padre mi hanno sempre dimostrato una cosa in cui loro credevano veramente tanto, un valore fondamentale, ovvero non c'è cosa più bella al mondo della libertà. Allora io vi dico, grazie, vi dico, oggi siamo qui, siamo liberi, liberi di scegliere da che parte stare, ma soprattutto liberi di scegliere un'Italia viva e quindi liberi di scegliere dove andare. Grazie.